La finale per quanto riguarda i playoff di Serie B si accinge ad accendersi. In campo ci sono il Kenny Gaifon, Atletico Verniente, contro il CDS Terni. Una sfida particolare perché abbiamo di fronte due squadre che sono forse gli antipodi. Da una parte c'è l'organizzazione, la sagacia tattica, la difensività, se vogliamo, del CDS Terni, contro un Kenny Gaifon che avrebbe nel suo roster una formazione straordinaria, di alta classifica, forse anche di playoff dello scudetto addirittura, ma con quest'anno tanti problemi a livello organizzativo. Non a caso oggi non c'è il portiere titolare, è costretto a giocare Tabuani, ma nel complesso comunque possiamo pensare un ottetto titolare di tutto rispetto. E quindi dal San Valentino Sporting Club ci aspettiamo a vivere una partita emozionante, la sfida finale playoff di campionati di Serie B del calcio 8 tra Kenny Gaifon, Atletico Verniente, contro il CDS Terni. Un saluto da Marco Rompietti e Lorenzo Marzioni. Falsetti per Parisi, tocco corto su Croci, occhio a Falsetti che si inserisce, Croci va alla conclusione, pallone che esce non di molto. Buona la trama per andare ad attaccare il CDS, il destro. Attenzione, il sinistro di Fichele è respinto, la palla rimane ancora lì, il destro e Sasso si immola a chiudere, due salvataggi sulla linea, non è ancora finita, azione infinita del CDS, ancora questa conclusione, il terzo salvataggio di Sasso. Sasso, è come se avessi il portiere con Agostino Sasso. Sasso, la botta col destro, Boccolini. Bello intervento plastico con la mano di richiamo, buona la conclusione di Sasso. Bella palla. Attenzione con il colpo di testa e il miracolo di Boccolini, più caldo distinto su Sasso proprio. È un'altra parata, un'altra sfida nella sfida tra Sasso e Boccolini. Picecchi. Picecchi. Cross sul secondo pallone. Arriva Testarella! Lorenzo Testarella porta avanti gli ospedalieri. Dopo due occasioni colossali per il Craig iPhone, dove è stato bravissimo Boccolini, qui la pennellata di Picecchi sul secondo e Testarella la incoccia bene, non può nulla da Buani, è 1-0 CDS. Attenzione al recupero, ancora con il destro alto da parte di Falsetti, ci ha provato Falsetti, stanno spingendo là il rosso verde. Stanno spingendo perché hanno preso bene il possesso lì in mezzo, buona sempre la difesa, adesso Falsetti che ha rischiato il 2-0. E là giocate Antonelli che favorisce Giovannetti che guarda la porta. Falsetti protegge palla, riesce a passare Falsetti, occhio a Falsetti, un dribbling, guarda la porta, conclude Falsetti e segna un gol meraviglioso che chiude proprio anche la prima frazione di gioco. 2-0 CDS, una magia di Falsetti. Questo è un gol pesante come un macigno, all'ultimo secondo della prima frazione, avanza molto bene, finta di andare sul destro, poi sposta la palla sul sinistro, Tabuani non può nulla, 2-0, gol pesante al CDS. Secondi 25 minuti di gioco, è andato in porta Latini. Sì, è entrato Tabuani. Ma è un cambio giusto perché Tabuani è un giocatore giustissimo, di grande prospettiva offensiva, quindi è un giocatore con un clinica che deve ora fare lo sforzo per cercare quantomeno di andare a pareggio. È un cambio che ci sta, ma bisogna fare attenzione perché CDS potrebbe far male in contrattacco come in questa occasione. È schieggiata Teresa, credo, il tiro di Parisi. Schieggiata. C'è stata anche la deviazione. Siamo subito da tiri forti in questa ripresa. Giovannetti, occhio al momento di Candelori. Sasso di testa! Palo incredibile! Qui sfortunatissimo il Kenny Gaifon, che l'ha incocciata perfettamente Sasso. Candelori 1-2, Tabuani in area, Tabuani, Boccolini vara, Filistini alle stelle. Si sta però svegliando il Kenny Gaifon, qui Tabuani però da lì doveva metterla all'indietro perché si era liberato benissimo Antonelli. Sasso, Tabuani, attenzione a Giovannetti che si inserisce, Rozzi la sporca, contatto ancora regolare, si alza il pallone ancora Tabuani, Tabuani si immola Falsetti. Mamma mia Falsetti, eroico. Poi Scafiti, Tabuani, tocco intelligente che favorisce Giovannetti, gran palla per Candelori che dimezza lo svantaggio, giocata fantastica del Kenny Gaifon. Qui bravissimo Tabuani con il tocco che apre tutta l'azione, poi Giovannetti vede sul secondo Candelori che aveva molta libertà e riapre una partita che adesso sarà bellissima, ha meritato il gol del 2-1 del Kenny Gaifon. Il cuore di Candelori che è il cuore del Kenny Gaifon. Sasso dentro per Giovannetti, Giovannetti! Boccolini, ma che occasione per il pari del Kenny Gaifon. Boccolini fa una parata importantissima. Attenzione a Filistini intanto, che allarga, momento chiave del match. Ci prova ancora Antonelli che carica il sinistro. Filistini, si propone Sasso, eccolo servito, Sasso avanza in costo, costo e Sasso! Agostino Sasso riequilibra il match 2-2. Il Kenny Gaifon clamorosamente riesce a venire a paro con una grandissima giocata di Sasso. Tutto l'orgoglio della squadra giallonera che riesce a riuscire fuori da una situazione difficilissima.
cercare Giovannetti, una partita bellissima. Giovannetti riesce a calibrare il destro, una fiondata delle sue, una sassata che fa 3-2. Ora è Kinichefon, è incredibilmente avanti, un secondo tempo eccezionale della squadra giallonera che riesce a ribaltare di fronte, e qui Giovannetti esplode il suo destro che è dinamite pure. Il Kinichefon in questo momento sarebbe in Serie A. Piti con calma olimpica la rigioca, ma addosso a Passeri che guarda la porta, conclude e sfiora il palo alla destra del portiere. Antonelli si guarda intorno e trova linea di passaggio, c'è una deviazione che favorisce comunque Candelori. Candelori, Boccolini si salva in qualche modo. Il tocco è su Falsetti, la chiusura di Scappiti, poi ancora la chiusura da parte di Picecchi, ma Tavuani con un leone lotta, recupera questo pallone, attenzione Giovannetti, va Tavuani, Boccolini lo frana, ma la palla ancora in gioco con Tavuani che cerca sul secondo palo Antonelli, la rimette al centro, salvataggio, succede di tutto. Gran palla di Sasso verso Giovannetti. Giovannetti, un dribbling. Giovannetti, guarda la porta. Conclusione alta sopra la traversa. Antonelli, corto. Bella conclusione di Sasso. Boccolini ha varato, ma qui la difesa CDS si è nuovamente addormentata. Giovannetti avanza e lascia subito la numerica. Giovannetti verso Tavuani. Boccolini la tiene lì, non è ancora finita. Antonelli salva sulla linea. Il CDS succede di tutto. Il Kinga non è riuscito a uccidere il match, e allora il CDS avrà un'altra chance per cercare di chiudere il match in parità e portare ai rigori. Intacco di Tessarella. Croci si gira. Croci, attenzione perché è tutto regolare. Può andare in contattacco ora la clinica. Candela e Tavuani, la chance per chiudere. Gianmarco Tavuani, Kinichefon è in Serie A, vince 4-2 con il gol in contrattacco di Gianmarco Tavuani che perfeziona un secondo tempo spettacolare della squadra del Kinichefon che era sotto 2-0 nel primo tempo nella ripresa. Il CDS non c'è più, il Kinica rinviene e segna il gol che uccide la partita, che chiude il discorso promozione. Il Kinichefon va in Serie A. Conclusione diretta in porta, c'è il gol, incredibile, ma tempo praticamente ormai scaduto, infatti finisce qui, ha segnato Picecchi, ma la partita è finita e vince il Kinichefon che conquista Serie A, vince i playoff, riesce quindi a salvare, se vogliamo, una stagione difficile. Salvare perché? Perché questo Kinichefon è una squadra per altri obiettivi, per la rosa, lo dice la rosa, appunto, dice la qualità di questa squadra, la sua storia, ma vince, ecco, grazie a questo giocatore che mi ha appena chiamato, Agostino Sasso, che secondo me un giocatore di professionalità, quando ha capito lui che la squadra era in difficoltà, ha detto: ora ragazzi, vinciamo noi, e ci ha pensato proprio lui. In effetti eravamo in difficoltà, nel senso che quando sei sotto di due reti non è mai semplice magari portarla a casa, soprattutto una partita del genere. Però ci siamo organizzati bene, e lì magari c'è stato l'aiuto mio, più che altro anche a livello verbale, nell'organizzazione del gioco, e riuscire a fare quello che abbiamo finora fatto, nel senso, nella maniera più giusta, quella che diciamo è la soluzione migliore che ti porta a fare gol. Guarda, l'unica cosa che non ha funzionato, che non è assolutamente una colpa per nessuno di noi, nel senso che è capitato anche a me, magari chi lavora, l'impegno magari non è potuto essere al 100% da parte di tutti, perché io credo che la squadra nostra al completo poteva, non stava a giocare questa partita, secondo il mio parere. Però siamo arrivati qui, l'abbiamo spuntata e ne sono contento.